Ciao Davsim, dobbiamo aggiornarci sulla vicenda Icardi. In realtà ho resistito un pochino perché avrei potuto parlarne anche ieri, però oggi mi piaceva proporvi questo approfondimento, questo dibattito, suggerire questo dibattito tra di voi e vedere come la pensate e come la pensiamo. È una cosa molto importante. Intanto gli aggiornamenti sulla questione Icardi. Non che da Juventino mi interessi, anzi, forse per me io sarei alla larga da tutte le vicende Icardi il più possibile. Però appunto siamo implicati noi Juventini perché si stanno facendo discorsi di mercato. Prima di tutto, ovviamente, la mia solidarietà per quello che può valere a Wanda Nara, Wanda Nara, insomma, adesso mi dite che si dica Wanda, comunque sia, lei, la moglie procuratrice di Icardi. Ho detto su questo canale che non ho nessuna stima di lei, ma questo non significa nulla. Nel momento in cui ti pedinano, ti affiancano e ti tirano dei sassi sulla macchina mentre stai, tra l'altro, con i tuoi bambini in auto, evidentemente la solidarietà è il minimo. Sono cose assolutamente da condannare. Spero che chi ha compiuto questo gesto venga punito adeguatamente ai sensi di legge. Sono cose che non vorremmo mai sentire all'indirizzo di nessuno, di chiunque sia la vittima in questo caso. Questo però, tra l'altro, dimostra quanto sia esasperato il clima. Non giustifica nessuno, chiaramente, non è giustificabile un gesto del genere, però ci dà la misura della temperatura che c'è nella tifoseria interista, perché mi pare evidente che il gesto intimidatorio nei confronti di Wanda sia, diciamo, di matrice tifo Inter. Non lo so, non lo posso dare per certo, ma a logica parrebbe così, cioè interisti stufi di questa situazione di Wanda che in qualche modo mette Icardi contro l'Inter, di Icardi che a sua volta si mette pure lui contro l'Inter, della questione della fascia di capitano che gli è stata tolta, eccetera, eccetera, e quindi cercano di porre rimedio a modo loro in un modo illegale e disumano, che quindi va condannato. In più va detto che Icardi non ci sarà oggi nella partita contro la Sampdoria, quindi seconda partita ufficiale saltata consecutivamente da parte di Mauro Icardi, perché pare che abbia un infortunio, stia facendo delle terapie al ginocchio. Ovviamente non si sono fatti attendere, non si sono fatti attendere le letture, le interpretazioni, tra virgolette, complottistiche rispetto a questa situazione, cioè in realtà che l'infortunio è fasullo ed è stato tirato in ballo dalla società e dal giocatore stesso per, diciamo, trovare una situazione di equilibrio diplomatico in questo caos. Nel senso, Icardi è infortunato, non ci possiamo fare niente, se non viene convocato è perché è infortunato, amen. Per cercare anche di abbassare la pressione, di stemperare un po' i toni, di smorzare i toni. Io ci credo, per carità, magari Icardi è veramente infortunato, fatto sta che all'Inter conviene in questo momento che Icardi sia infortunato, nel senso che appunto si evitano ulteriori polemiche. Spalletti in conferenza stampa ha ribadito che togliere la fascia di capitano è stato non per andare contro Icardi, ma per tutelare l'Inter, e questo a Icardi è stato fatto presente. Altri episodi di questi giorni, pare che c'è stato un meeting, c'era un meeting fissato con Icardi, Wanda, la dirigenza e Spalletti, al quale Icardi inizialmente voleva sottrarsi, poi ci è andato. Lo stesso Icardi però starebbe reclamando una conferenza stampa, quindi pubblica, con Spalletti e con Marotta per spiegare questa situazione e chiarire tutto. Conferenza stampa che al momento mi pare evidente non si possa fare proprio per tutelare l'Inter. C'è da dire anche che la situazione all'interno dello spogliatoio non è assolutamente delle migliori. Stanno riemergendo vecchie storie sulla spaccatura tra slavi e sudamericani, con Brozovic capo dell'anticardismo all'interno dello spogliatoio nerazzurro, indiziato Brozovic di una serie di segnali sui social, il like al tweet dell'Inter che annuncia che Icardi non è più capitano. In passato vi ricorderete Brozovic e Icardi che non si seguono più su Instagram. Qualcuno aveva anche paventato tradimenti, storie di corna e roba varia. Non entro in questo perché non mi interessa, però per dire, la situazione Icardi è tutt'altro che risolta da un punto di vista anche della gestione dello spogliatoio. E in tutto questo, ovviamente, c'è alla finestra il calciomercato. Qualcuno come Massimo Moratti ha detto, e io in parte su questo sono d'accordo, che tutto questo trambusto non fa bene all'Inter. Non può far bene all'Inter perché un giocatore come Icardi, 19 febbraio 93, quindi martedì prossimo, compirà 26 anni, che vale 100 milioni di euro, non riesci più a venderlo adeguatamente dopo tutto questo, dopo tutta questa situazione. Perché il giocatore si è reso colpevole di aver rifiutato la convocazione, c'è questo clima all'interno dello spogliatoio, comunque gli hai tolto la fascia di capitano, insomma lo stai deprezzando tu stessa Inter, e quindi ai risvolti di mercato non possono che essere sfavorevoli all'Inter, qualunque essi saranno, dovesse anche il giocatore rimanere all'Inter da separato in casa. E non è una prospettiva, diciamo,
difficile da ipotizzare, cioè è una cosa verosimile che effettivamente Icardi resti all'Inter fino a fine stagione da separato in casa, praticamente fuori rosa. Bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Questo, ripeto, però aggraverebbe ulteriormente la situazione, per una questione di mercato. In tutto ciò, Wanda andrà stasera a Tiki Taka, forse non ci andrà, non si sa, potrebbe non andarci, tra virgolette, con la scusa dell'aggressione che ha subito. In che senso con la scusa? Nel senso che magari, era Mediaset che riteneva, io ho iniziato a ritenere, non fosse il caso di portare nuovamente Wanda in questo caos, nella trasmissione, e con il fatto che è stata aggredita c'è una motivazione valida per non farla andare. Vedremo, io mentre sto registrando stamattina, ovviamente non posso sapere se ci sarà poi vedremo che cosa dirà. Ma è quello uno dei contesti nei quali è maturata questa rottura tra la società e Icardi, in effetti, per il tramite appunto di sua moglie, sua procuratrice, perché sono state le tante cose dette da Wanda proprio in trasmissione, le tante diciamo punzecchiature che sono state lanciate da lei, che hanno fatto un po' incazzare tutti quanti, giustamente. Un'altra notizia che si aggiunge alla situazione Icardi, poi passiamo alla domanda che volevo farvi e che riguarda sempre il mercato. Quest'altra notizia è che riporta Marca, quotidiano che ben conoscete, spagnolo, molto vicino al Real Madrid, che il Real Madrid in passato, in particolare nel gennaio 2018, quindi l'anno scorso, aveva seriamente e concretamente pensato di prendere Icardi, ma si è fermata. Si è fermato il Real Madrid rispetto a questa idea perché non voleva trattare con Wanda. Quindi una società seria, intelligente, che capisce questa cosa c'è e mi fa piacere. E dall'altro ora passiamo alla mia società, alla nostra, alla Juventus. Se la Juventus sarà lungimirante, intelligente come il Real Madrid nel rifiutarsi di trattare con Wanda Nara, oppure se effettivamente ci ritroveremo Icardi alla Juve di qui a qualche mese. Nel chiedervi questo, io in realtà vi faccio presente appunto questa cosa. E veniamo alla lavagnetta: Mario o Mauro, Mauro o Mario, perché? Perché non sto qui, diciamo, a parlare di mercato effettivamente, se Icardi verrà. Ditemi come la pensate nei commenti, naturalmente, che prospettiva vedete e se siete favorevoli o meno. Anche se in passato me l'avete già scritto, e prevalentemente quello che ho potuto capire in questa community tra di voi su questo canale, siete più contrari che favorevoli all'arrivo di Icardi alla Juventus. Ma il punto è questo: se arriva Icardi, come fa a restare Mandzukic? Mi pare evidente che l'una cosa esclude l'altra. Non possono giocare entrambi nella stessa squadra, non perché siano incompatibili tra di loro, ma perché Mandzukic in questo momento è titolarissimo, non potrebbe iniziare a fare la panchina di Icardi, perché con Allegri soprattutto Mandzukic non è un panchinaro, non solo perché Allegri lo fa giocare sempre, ma anche perché Allegri è consapevole del fatto che Mandzukic, se entra a partita in corso, non è in grado di rendere al meglio. E allora non puoi prendere Icardi per metterlo in panchina. Evidentemente, se lo prendi, diventa titolare. Non so quanto sia compatibile con Cristiano Ronaldo, lo vedremo. Sicuramente molto più compatibile con Dybala rispetto a Cristiano Ronaldo, rispetto a quanto non sia Icardi compatibile con Cristiano Ronaldo, ma eventualmente sì, lo vedremo se dovesse effettivamente andare in porto questa situazione, però mi pare evidente che non puoi poi tenere Mario Mandzukic. Allora, va detto, tra l'altro, Mandzukic 21 maggio 86, quindi quest'anno andrà a compiere 33 anni, la bella differenza d'età si sente, sono circa 7 anni di differenza, e vale, a differenza di Icardi, 25 milioni di euro. Quindi è ancora vendibile, tra l'altro, Mario Mandzukic con un contratto in scadenza nel 2020, quindi sarebbe l'estate ideale per vendere Mandzukic. A 30 milioni lo riesci a piazzare, credo, 20-30 milioni lo riesci a piazzare un po' dovunque in Europa. Credo che sarebbe ricercato un po' da molte squadre, però lui vorrebbe giurare fedeltà alla Juventus praticamente a vita, e infatti si parla di un rinnovo fino al 2022. Staremo a vedere, sarà tutto accadrà tutto nei prossimi mesi, però dicevo questo fondamentalmente: per me Icardi alla Juve in questo momento sposta Mandzukic. Un anno fa, in realtà di meno, l'estate scorsa, quando ragionavamo dell'arrivo di Icardi alla Juve, è perché ci sarebbe stato lo scambio con Higuaín, o comunque Higuaín sarebbe andato via e avrebbe quindi lasciato il posto lui a Icardi. La cosa aveva senso. Il momento in cui arriva Cristiano Ronaldo e Higuaín già è andato via, non c'è più un posto libero per Icardi, e lo dovrebbe appunto lasciare Mandzukic. Due giocatori diametralmente opposti. Mandzukic lotta e corre per tutto il campo aiutando la squadra e sacrificandosi. Icardi se ne sta buono buono dentro l'area di rigore, senza spostarsi e senza particolare
particolarmente neanche sudare la maglia. Quindi sarebbe una Juve completamente modificata, ristrutturata dall'eventuale acquisto appunto di Icardi con cessione di Mandzukic, che ripeto, per me sarebbe scontata e necessaria, inevitabile. Ditemi come la pensate, secondo voi Icardi esclude Mandzukic, Mandzukic esclude Icardi, cosa succederà? Ne parliamo allora nei commenti. Grazie per aver guardato, spero che non ho fatto troppa confusione, non vi ho detto un casino di cose tutte insieme. Grazie ancora per la vostra attenzione, ci vediamo nei commenti, a presto e sempre forza Juve!